tutti e bentornati, io sono Giuliana ed oggi, a grande richiesta, mi avete detto: Giulia, ma perché aspettare di farci vedere la sala grande che hai già costruito dopo? Faccela vedere adesso. E avete anche ragione. E quindi oggi ci spulciamo quello che ho costruito io insieme alla mia amica, cioè la sala grande, che fa parte appunto delle uscite del castello di Hogwarts in uscita con Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport. Mi avete chiesto quando l'ho cominciato questa raccolta? L'anno scorso, credo a gennaio, quindi non questo gennaio. E mi mancano, come vi ho già detto, pochissime uscite. Ho ricevuto la 52esima, sto aspettando di arrivare alla 59 e costruire finalmente il castello e completare tutto. Quindi niente ragazze, bando alle ciance, ci vediamo, adesso mi sposto di là, ci vediamo la sala grande e spero di riuscire a riprendere tutto come si deve. Ok ragazzi, eccoci qui, questa è la parte della sala grande. Intanto vi chiedo da adesso già scusa perché io non sono brava a fare questo tipo di riprese, purtroppo non sono una professionista, spero si vedrà tutto. Dunque, questo è il portone principale. Adesso cercherò di mostrarvi tutto in dettaglio. Queste sono le torri che non sono riuscita a far vedere dall'inquadratura e adesso ce la vediamo pezzo per pezzo. Intanto la prima cosa che si vede, si nota questa fessura, perché come mi avete detto in molti, purtroppo i pezzi non sono così perfetti. Infatti per attaccare questo pezzo ci è voluto un sacco di tempo. Questo è il cono centrale che adesso vedremo nel dettaglio. E non vi spaventate, adesso l'ho messo facilmente, ma tra un po' si ristaccherà. Vabbè, comunque questo è il portone principale. Ruotando lateralmente, queste due porte si aprono e fanno sì che possiamo entrare nella sala grande. Eccoci. Ovviamente una sala grande distrutta. Perché le sedie sono tutte rovesciate, ma vabbè, voi immaginate insomma le panche con le sedie. Ecco, queste sono le panche, niente di che, sinceramente non mi sono neanche tanto piaciute. E questo è il tavolino che si illumina, vedete? La cosa più bella della sala grande è che, tolti questi pezzi un po' orribilanti, ha una visuale 3D. Cosa intendo con 3D? Se vedete bene, c'è il pavimento e potete vedere la parte superiore. In realtà è un gioco, un effetto di tridimensionale fatto con una specie di specchio riflettente in plastica molto morbido. Provo a farvi vedere l'interno. Come vedete, questo effetto fa sì che è come se ci potessimo entrare dentro. In realtà, se vedete bene, sopra è vuoto e questo è lo specchio ricurvo con scelto questa immagine. Ci sono altre immagini, si può anche girare, ci sono altre opzioni. A me piaceva questa e ho deciso di lasciarla. Quindi si può ovviamente aprire e chiudere. Rimettiamo questi pezzi schifosissimi dentro perché a me non sono piaciuti per nulla. Comunque, ecco qui, siamo riusciti a chiudere. Adesso vi mostro la parte posteriore. Eccola qui, i dettagli qui mi piacciono tantissimo. Come vedete non sono perfettamente combacianti, come insomma mi avete suggerito voi. E qui invece, questo è il corridoio dove insomma andrò ad attaccare il castello, quindi la parte del castello. E qui ci sono degli sticker con le buste di Hogwarts che danno l'impressione come se stessimo guardando da fuori la caduta di queste buste. E poi nulla, si ritorna davanti il portone principale. Ok, guardiamoci i dettagli del tetto, che è stata una tragedia immensa montarli. Questi ogni tanto se ne escono. Comunque, questo è il tetto della sala grande con tutti i suoi pennacchi. Io li chiamo pennacchi.
quanti sono è uguale, diciamo, la struttura sia a destra che a sinistra, come potete vedere. Nella zona frontale, quindi davanti il portone, sopra il portone principale, abbiamo questi due e questa torre, e sopra abbiamo le torri più grandi. Come vi dicevo, potete vedere che non sono perfettamente combacianti. Per mettere questo pezzo, ragazzi, veramente un ingegnere, avremmo avuto bisogno veramente di un ingegnere. Ho anche paura a toccarlo perché non so se dovesse uscire uno strattone, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che non lo tocco praticamente mai. Questa è la panoramica dall'alto con tutte le torri e le varie finestre. Eccole qui. Devo dire che come dettagli le tegole, insomma, sono un po' troppo dritte. Avrei preferito, insomma, un po' più scomposto, magari un po' più di sfumature. Ecco, forse sì, perché mi sembra tutto molto lineare. Però, insomma, fa la sua sporca figura, ecco. Ok, ragazzi, quella era la sala grande. A questo punto è inutile aspettare il video conclusivo. Vi dico già come mi sono trovata con il montaggio. Malissimo, 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 malissimo. Perché? Perché le istruzioni non sono, a mio parere, spiegate bene. In più, non sono in fila, diciamo, e quindi mi è successo purtroppo di doverle rismontare. Contate che sono pezzi che una volta incastrati è difficile rismontare. Infatti, purtroppo qualcuno ho dovuto usare... Non si fa, ragazze, non si fa quello che sto per dirvi, ma ho dovuto usare un coltello e le forbici per riaprirle e praticamente un gancio si è anche rotto. Quindi, insomma, cosa vi consiglio? Se volete fare, domani la riproporranno, volete comprarle sul loro sul sito del Corriere della Sera, le uscite, state attenti, leggete tutto bene, perché non è detto che l'uscita... che cominci con l'uscita 1 e si segue così. No, le uscite, a mio parere, sono state mischiate. Noi abbiamo isolato solo quelle della sala comune, però non erano in ordine. E quindi è stato un disastro. Io ho anche, cioè, mi sono innervosita tantissimo, perché ho detto, è possibile per fare un castello, costruire la sala grande, tutto questo casino? Vi giuro, per tre volte volevo mollare. La mia amica non ha mollato, è stata più che determinata, l'abbiamo costruito, ma se fossi stata da sola probabilmente avrei mollato tutto. E mi sono tirata anche degli accidenti dicendo, ma perché hai fatto questa raccolta? Purtroppo nel Deplian, dove ci sono queste istruzioni, vengono dedicate a una, al massimo due pagine, con pochissimo scritto se non niente, solo immagini. E delle cose ce le siamo dovute immaginare. E il restante pagine sono soltanto delle informazioni generali che comunque sì, si devono riempire delle pagine per fare un Deplian, ok, ma sono anche informazioni stupide che tutti capiscono e che tutti sanno. Quindi io avrei evitato quelle pagine informative, magari le avrei rese inferiori e messo qualcosa di più interessante e aumentato in dettaglio le istruzioni, perché è veramente spiegato male. Per quanto riguarda la costruzione e l'incastro dei componenti, come avete visto, la torre centrale, quella alta, è stata difficile da montare e un bimbo non può farlo, un ragazzino di certo da solo per me non può farlo. Io, asinaccia vecchia di oltre 30 anni, non, cioè, mi sono arresa un certo punto, tre volte mi sono arresa. Quindi non è una costruzione semplice e facile, perlomeno per me. Più che altro mi sono innervosita perché comunque le uscite costano sulle 8-9 euro l'una. E cioè, ogni volta rismontare e rischiare di rompere dei pezzi di giunzione è stato veramente un'apocalisse. Poi non siamo riusciti a capire gli angoli perché le uscite erano tutte complesse, insomma, un disastro. Non oso immaginare cosa succederà adesso che andremo a completare il castello, però memore di quello che è successo con la sala grande ci vado più preparata. Però la mia amica già mi ha detto, Giulia, preparati, perché se la sala grande ci abbiamo messo mezza giornata, per tutto il castello una giornata intera se ne andrà sicuramente, se vogliamo costruirlo tutto in una volta. Ecco, io mi aspettavo fosse più semplice costruirlo, in realtà non è stato così. Per il resto, vedendo tutti insieme
scusate se guardo di là, ma perché sto guardando la sala grande, vedendolo tutti insieme, il costruito, eccetera, eccetera, come vi ho già detto anche prima mentre ve lo mostravo, mi sarei aspettata di più per i dettagli, per il tetto, le torri sono troppo squadrate, e anche per quanto riguarda il colore, visto magari uscita per uscita non ci fai caso, però poi visto tutti insieme ti dà un senso di grigiore e immobilità spiazzante. Più che altro il colore delle torri si ritrova anche nelle sfumature delle mura e non mi è piaciuto tanto, diciamo che si nota proprio la plastica. Io avrei fatto altre sfumature, più che altro per non far sembrare che questa struttura sia semplicemente plastica. Ecco, da un punto di vista di dettagli avrei preferito molto di più, non sono molto soddisfatta. Lo volevo perché volevo la sala grande, volevo costruirla, eccetera, eccetera. Un po' perché ho puntato quello dei Lego, come avete visto un po', io ho una collezione di Lego di Harry Potter, quando sarà ve la mostrerò, e avevo puntato il castello di Hogwarts, però sono sempre stata... Mi sono sempre fermata perché ho detto vabbè, un giorno quando avrò soldi eccetera eccetera lo potrò fare. Questa essendo un'uscita ogni 2 settimane, diciamo pagare 8-9 euro all'uscita non è che mi è pesato così tanto, anziché dare direttamente tutta la somma, perché alla fine come prezzo siamo lì, quello dei Lego e questo qui è praticamente uguale. Diciamo che economicamente pesa di meno un'uscita, perché è come se fosse una rata, ecco così, diciamo così. Però tra i due, se dovessi scegliere, penso che quello dei Lego è molto più bello rispetto a questo qui. Quindi non so se un domani riuscirò a comprarmi quello dei Lego e li metterò a confronto e vedremo un po'. Di certo mi aspettavo di più. Ora parlo della sala grande, magari costruito tutto il castello, non so, cambierò idea e ve lo dirò, perché sarà maestoso, grande, le scale, insomma, sarà diverso da questa piccola parte e quindi probabilmente potrò cambiare idea, non lo so, ve lo farò sapere questo, insomma, il mondo è bello perché è vario e perché è bello anche cambiare idea. Niente ragazzi, per oggi è tutto, spero che questo mini tour vi sia piaciuto, scusate ancora per le riprese, io non sono molto brava, però spero che si sia visto tutto, mi sembra di sì, più che altro spero di non avervi fatto venire il mal di pancia. Niente, per oggi è tutto, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, chi l'ha costruito intanto, chi ha costruito la sala grande, se ha avuto le mie stesse sensazioni, le mie stesse impressioni, scrivetemelo qui sotto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!